Ti interrompo un attimo, ricordo la modella eccezionalmente Monica D'Alessandro, che però è anche un artista, abbiamo visto l'intervista anche. Vedremo, ecco, quindi la bellezza di questo appuntamento, tutto così moltiplicato in atteso. Ricordiamo ancora una volta, appunto, anche Marco Pettinà, che ci ha sorpresi fino in fondo, continuerà a sorprenderci, artista libero, liberissimo di creare, rappresentare. Ricordo Antonio, che ha dimostrato realmente a che quali territori o pianeti possa esplorare la fotografia. Ringraziamo le nostre modelle, Grazie, vero. ecco, la ragazza dipinta, Tiziana, Eva, le grazie. altre modelle che poi vedrete costantemente e facciamo dare un saluto finale comunque ecco, Al al creatore di tutto Demiurgo. ciò, Ecco. Alfio Monteroma. Grazie. Bene, io dirò Alfio, solo. vieni qui un attimo, vieni qui in centro un secondo. Dirò Anche perché solo vorrei fare due. con te uno spot, permettimi, lo Sì, diciamo. io voglio dire solo due parole. Innanzitutto voglio ringraziare, l'avete già fatto voi, ma voglio ringraziare anche io gli artisti Francesco Siclari, Marco Pettinà e il fotografo Antonio Crisà, tutti con l'accento sulla A. Quello che abbiamo fatto oggi praticamente, è far vedere, praticamente portare l'arte, far vedere come nasce un'opera d'arte. Di solito l'arte la si guarda, come ho detto prima, nei musei, nelle gallerie. Qui avete visto proprio come il divenire dell'arte. Un artista che ha creato un'opera d'arte e un altro artista informale che ha utilizzato una modella come se fosse una tela. Ed è questo il nostro modo di comunicare l'arte, interessare la gente anche nei backstage, anche in quello che normalmente nella galleria non si vede, si vede il quadro finito. Oggi avete potuto vedere il divenire dell'arte, come si può creare l'arte, e l'abbiamo fatto con Francesco, con Marco, abbiamo parlato anche delle opere d'arte fotografica di Antonio. Quindi ti passo la parola. Bene, tu con queste opere Grazie a dimostri tutti. costantemente, ripeto, allora, la mobilità del fattore estetico, questo è fondamentale. È un'ambigua sconcezza quella di considerare arte soltanto un prodotto o un modo di creare. Esistono tanti modi di creare. L'importante è che quei modi abbiano in sé sempre un concetto fondamentale, la qualità come punto d'incontro tra intelligenza classica e romantica. E la bellezza di questi avvenimenti. Io ricordo però la possibilità per tutti quelli che ci seguono, sai Intervengo benissimo quanto è importante aiutare chi ci guarda, perché esistono artisti straordinari, ma che vivono nell'ombra, dimenticati, molte volte umiliati. Ecco, la bellezza di telefonarti, di Certo. raggiungerti qui e di condividere esuberanze e momenti, sicuramente questo è anche un momento che farebbe la delizia, queste opere farebbero la delizia per ogni collezionista, quindi anche i collezionisti possono Certo, abbeverarsi, arrivare qui certo. per... Possono partecipare tutti, appassionati, artisti. Questa vuole essere un open space, uno spazio aperto per tutti. Gli artisti che vogliono farsi conoscere, vogliono far conoscere le proprie idee. Chiunque sia un appassionato d'arte può venire a assistere alle nostre trasmissioni. Tu utilizzavi un termine anglosassone, permettimi un termine latino, è un hortus conclusus, va bene, dove Benissimo. vivere la bellezza, dove vivere l'autentico bene, il bello Okay. e Io il passo il bene microfono a contro la Morgana per i fine. saluti finali. Vi saluto e vi ringrazio anch'io, grazie per essere stati con noi, andate sul nostro sito, scriveteci e grazie ancora al nostro sponsor Elusive, grazie a tutti ragazzi, ciao, alla prossima. You're right.
हमारा सुकून
हमारा सुकून